Buonasera, vi presento ad Hobbies Park, raggiungibile attraverso la casella di ricerca di Google, scrivendo ad Hobbies Park e andando alla seconda opzione. Bisogna registrarsi al sito, io sono già registrata. Ora vi farò una piccola presentazione statica dell'applicazione, di questa applicazione web. Adobe Spark serve per realizzare storie a forte impatto visivo. La registrazione può essere free e si fa con un account Adobe ID, Google o Facebook. È disponibile on cloud, da PC, da dispositivi mobile. Cosa posso creare con Adobe Spark? Dei post con dei social graphics, dei video, animated video, e delle pagine delle web stories. Qui avete rappresentate tutte le possibilità che vi dà l'applicazione, che è visibile sia in Crea Progetto che vedi tutto nella casella, alla fine della casella Crea Progetto. Quindi dà la possibilità di creare una storia in Instagram, un post in Instagram, copertine di Facebook, collage di foto, presentazione, diaporama e poi ti dà anche la possibilità di scegliere delle dimensioni personalizzate. Disponibile anche le app da mobile, per mobile. Come vedete, gli usi didattici, aggregare risorse e contenuti digitali multimediali, documentare, condividere, presentare, creare un portfolio, gestire un diario anche di apprendimento. Noi andiamo ora a vedere questa interfaccia. Mi dice che posso iniziare nella pagina principale con un modello che mi mette a disposizione, mi dà la sintesi dei miei progetti già realizzati, come vedete. Ok. E l'applicazione, e poi mi dà la possibilità di esplorare tutti i modelli che sono disponibili. Vediamo adesso tutti i modelli. Vedete che li abbiamo poi suddivisi per categorie. Possiamo anche scegliere un modello. Comunque possiamo sia scegliere un modello in ogni attività che vogliamo svolgere con l'applicazione, oppure partire da un modello vuoto. Mette a disposizione molte risorse per poter costruire proprio queste storie. Andiamo in Crea Progetto, vediamo tutto e sì, e cerchiamo e magari costruiamo una storia con Instagram. Ok, ci mette un po' nel caricamento ed ecco fatto. Qui mi dà la possibilità, come vedete, di scegliere un modello. Posso
posso fare a meno, però mi potrebbe essere utile perché potrei eventualmente modificare questo modello in tutto e per tutto e potrei essere facilitata nella proprio compilazione del mio post che voglio mettere su Instagram, che voglio postare su Instagram. Ma noi partiamo dal modello vuoto e quindi facciamo aggiungi, inseriamo una foto. Mi chiede se voglio caricare la foto dal mio PC, carica la foto oppure trova foto gratuite. Prendiamo una foto gratuita sul coronavirus. Invio. E mi propone una serie di immagini prese da Pixabay. Scelgo questa, io la blocco in questo caso sullo sfondo perché voglio che mi costituisca un background. Ecco, vedete che qui ho l'immagine che posso poi adattare con questi comandi, posso ruotare, posso riflettere orizzontalmente e verticalmente. Quindi l'ho adattata e poi posso con aggiungere ad esempio un testo e mi dà qui la possibilità di scegliere un modello di testo, magari prendiamo questo modello e qui posso cambiare il testo andando in modifica e scrivere ad esempio coronavirus. Time. Ok, fine. E vedete che il mio testo è stato introdotto. Potrei anche modificare il colore del testo agendo sulla tavolozza del colore e mettendolo bianco, ad esempio. Scegliendo il bianco o scegliendo altri colori che penso possano essere adatti al. Posso cambiare lo stile, gli effetti del testo, ad esempio potrei fare ombra e contorno, oppure ritaglio, oppure nessuno, mi sembrava meglio nessuno in questo caso rispetto al contesto in cui viene inserito. Naturalmente posso aggiungere, questo lo posso spostare, come vedete, e posso anche agire sulle dimensioni, sulla spaziatura tra le righe. E anche la sì, spaziatura l'ho già fatta precedentemente. Posso spostarlo in maniera che si veda maggiormente e questo ho già costruito la base del mio post. Potrei aggiungere un altro, ad esempio, aggiungo un altro dell'altro testo, oppure un'icona, mettiamo un'icona, vediamo se trovo virus di icona, anche il
l'insieme delle icone molteplice, cioè ricchissima. Prendo questa, ok, vedete, metto questa icona qui. Posso naturalmente questa icona rimpicciolirla con il colore, posso cambiare colore, la posso mettere ad esempio rossa, si vede poco, potrei metterla gialla che si vede di più. Quindi anche l'icona è facilmente riconoscibile, potrei anche scegliere su tutte i miei post un'icona che mi caratterizza, vediamo se possiamo metterla, aggiungi quindi icona, mettiamo civetta, vediamo se troviamo civetta, è il simbolo della filosofia, se ne troviamo una, sì, vedete che belle che sono, quindi potrei posizionare qui la mia civetta, sicuramente. E poi adesso non si vede perché era nera su nera, la aggiungo di nuovo, quindi icona, civetta, ecco, l'ho aggiunta e no, forse non l'avevo inserita prima, comunque la posso posizionare qui. E poi posso anche cambiare il colore della civetta, farla bianca perché risalti sullo sfondo, cancellare questa esistente che avevo messo precedentemente e poi posso completare con altro testo qui sotto con delle osservazioni, con delle citazioni e così via. Ok. Poi mi dà la possibilità, una volta completato il post, di scaricarlo sia in PNG che in JPEG che in PDF, inizia il download, e anche di condividere con pubblica sui social media, ecco, su Facebook, Twitter, anche Classroom per email e mi dà anche il collegamento quindi a questo post. Un attimo, chiudo, nel condividi mi dava la possibilità anche di invita dei collaboratori a modificare, quindi posso questa opportunità di lavorare con altri su Posto o su qualsiasi altra applicazione che è qui dentro. Una volta completato, vado in home, mi salva il post, vado nella mia home e tra i file recenti vedete che trovate il progetto di un post che si chiama Coronavirus Time, che posso poi modificare, tornare a modificare, posso condividere anche da qui, duplicare, spostare, rinominare, scaricare, eliminare oppure trovare nei progetti. Questa mi sembra una buona opportunità anche social, anche per il lavoro condiviso che possono fare gli studenti nella didattica ordinaria e in quella a distanza per creare un artefatto che rappresenti o qualche cosa che rappresenti il loro lavoro comune. Poi vado di nuovo in Crea Progetto e vabbè, io preferisco tornare a farlo dalla home, Crea Progetto e vabbè, la storia Instagram e il post in Instagram, il processo è identico, anche la copertina in Facebook non cambia molto, andiamo a vedere come
si possa fare un collage di foto. Qui mi dà la possibilità sia di selezionare queste foto con che posso anche ricercare, con la casella di ricerca, adesso mi viene in mente fuoco, cerco fuoco, ok, oppure di caricare le foto dal mio PC. Questa volta scelgo delle foto casualmente da qui. Ok, ma ne scegliamo, va bene, così a caso. Ok, no, questa la eliminiamo, vedete, si possono anche eliminare. Anzi, qui eliminiamo questa, mettiamo questa al posto di questa. E poi con avanti, andiamo avanti. Se mi dice di selezionare un formato, la faccio. Vabbè, la faccio quadrata, la faccio come miniatura YouTube, vediamo, avanti, ha sempre questi momenti di pausa, eccetera, vedete che mi ha montato quindi tutte le immagini molto belle visivamente. Posso anche scegliere un modello, di colore, il layout, come posizionare ad esempio le immagini, ma così mi sembra ottima come scelta grafica. Ogni tanto viene fuori sostituire il logo di Adobe, poi posso agire sul bordo, come vedete. Sulle singole celle, posso distanziarle e posso, una volta che ho fatto questo, aggiungere del testo, ad esempio, e mi dà la possibilità di farlo secondo il modello, usiamo questo stavolta, e qui metto fuoco. Cioè, devo andare qui nella penna, nel modifica, invece di good morning, metto fuoco. Aggiungiamo il basta, fuoco, fine. Vedete comparire fuoco. Posso naturalmente cambiare il colore, come abbiamo fatto prima. Del sottofondo, ok. Ecco, ho messo giallo, ma non sta bene giallo. Così, in questa maniera, insomma, ho messo insieme delle foto che potrebbero essere le foto relative a un evento che ho salvato sul computer, relative a un'esperienza fatta, relative a non so, delle immagini di un autore nei suoi vari momenti e così via. E anche qui ho la possibilità di aggiungere dell'altro testo e di aggiungere anche l'icona della civetta, magari che mi per contraddistinguere il lavoro che ho realizzato. Diamo un colore giallo, bianco alla civetta, la posizioniamo lì, che diventa il mio logo, insomma. Anche questo lo posso condividere, pubblicare, quindi sui social media, ok, lo posso scaricare in PNG, JPEG, PDF, e nel condividi ritrovo di nuovo la possibilità di invitare qualcuno a collaborare.
Quindi abbiamo fatto un'altra creazione lo sta salvando ora con Adobe Spark. Poi possiamo creare una presentazione web esempio, vorrei parlare di Bertozzi, sottotitolo la mettiamo semplicità, semplicità ok, questo posso mettere anche qui aggiungere una foto, posso caricarla la foto dal mio computer oppure trova foto gratuite e cerco, vabbè, cerco lo stesso, anima. Qualsiasi foto, volevo mettere una foto generale, vediamo se trovo una immagine che possa ispirare, beh, potete mettere poi tutto quello che volete. E quindi anche qui adesso lo state salvando. Ok, poi posso aggiungere di seguito una sorta di slide, quindi del testo, ad esempio, del testo, in questo caso metto, aspettate che chiudo qui la telecamera che mi impedisce, mi dà, vedete, la possibilità di scegliere poi che testo più, scusate, più testo e scrivo la teoria, esempio. Di Bertozzi. Okay. Poi posso aggiungere ad esempio un video, okay. Un video YouTube, vado a prenderlo, l'avevo qui prima cercato, copia, un video YouTube. Quindi metto l'indirizzo, CTRL V, ok, e vedete che mi ha aggiunto anche il video, quindi posso, come vedete, creare una serie di diapositive a scorrimento che mi rendono possibile la realizzazione di presentazioni o anche un'anteprima, posso vedere anche un'anteprima, ok, del lavoro che sto facendo, man mano procede e naturalmente lo posso anche modificare, chiudiamo l'anteprima. Ok, possiamo poi presentare, condividere, quindi vedete, me lo presenta. Ok, questa è la presentazione nel suo insieme. Poi posso condividerla, questa presentazione in condividi,
Poi potevo anche scegliere il tema, esempio, creando un tema, insomma, creando dalla barra laterale la possibilità di scegliere i cosiddetti temi. Poi ho la possibilità per ogni elemento creato di eliminarlo, oppure di modificarlo. Quindi si creano a video una serie di presentazioni. L'importante poi è che noi possiamo invitare i nostri compagni, compagni, colleghi a collaborare, possiamo stampare, pubblicare e condividere il collegamento. Molto interessante questa condivisione. Dopo tirate via i ringraziamenti, magari mettete il credits alle immagini che avete utilizzato, qui nei ringraziamenti foto che da un po' di tempo è comparso. Poi potete, una volta che lo andate a pubblicare, scegliere la categoria, esempio istruzione, poi potete rendere visibile il nome del vostro, quindi il nome dell'autore, e poi questi mi dice crea collegamento una volta che ho condiviso il tutto. Quindi qui compare un bottone in più, cioè ho il solito, va bene il collegamento, ho comunque la possibilità di condividere sui social con l'aula virtuale, le mail e soprattutto ho la possibilità di avere il codice embed che mi permetterà di poi embeddare la mia presentazione nei siti. Ok, quindi anche questa è una buona opportunità che ci viene offerta. Noi ora andiamo a scegliere diaporama per creare ad esempio un video di quello che magari ci interessa. Quindi andiamo in diaporama, dice ogni storia eccezionale ha un inizio, scriverò prova, poi lo modificherò in caso, avanti. Ecco, mi chiede di scegliere un modello. Volevo dirvi che magari per gli studenti potrebbe essere utile scegliere il modello, ad esempio nel viaggio dell'eroe, proviamo a fare il viaggio dell'eroe, adesso lo carica, risponde quindi a un modello, tiro via la finestra che viene sempre fuori, vedete che è un'ottima guida il viaggio dell'eroe, ad esempio, perché gli studenti si abituino a raccontare una storia, a fare uno storytelling, individuando i vari momenti dello storytelling e inserendo in questi vari momenti sia testo che immagini. Ok, allora potrei a questo punto decidere di utilizzare come layout lo schermo intero o lo schermo diviso in due parti. Quindi nello schermo diviso in due parti, da una parte potrei anche inserire un video, mettiamo una mini clip qui disponibile, ok, come vedete, e nell'altra, e quindi vado a salvare del clip video in corso. L'avevo a disposizione
e quindi l'ho utilizzato, è molto breve. E dall'altra parte potrei aggiungere del testo, che potrebbe essere, posso usare un titolo performattato, ma questa è una breve storia, quindi posso mettere qualsiasi titolo. Naturalmente questo titolo, questo testo lo posso rimpicciolire, ingrandire in questo caso, lo posso ingrandire ancora di più, ma vedete che ho una casella che mi permette di scrivere parecchio testo, e posso anche registrare la mia voce. Adesso provo a registrare e poi a sentire la voce. Allora, per registrare si clicca sul microfono. Ecco, questa è la storia di Linda e delle sue prove nel web. Ok, ora andiamo a sentire. Ecco, questa è la storia di Linda e delle sue prove nel web. Ecco, quindi vedete che è abbastanza interessante. Poi potete aggiungere l'avventura chiama, utilizzare magari lo schermo intero, aggiungere una foto, o caricarla al vostro computer o trovarla tra le foto. Tra le foto che vengono date dal sito Pixabay, da questa casella di ricerca, cerco foresta, dopo vabbè per fare una prova. Ecco, ne scelgo una, la inserisco, posso inserire, posso, vedete, inserire il testo. Un'icona, scrivo profondo, poi posso aggiungere una registrazione vocale mia. Questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. Ecco. Questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. Poi potrei passare alla sfida, cercando una sfida utilizzando magari lo schermo diviso. Qui metto, inserisco la foto, vediamo se cosa mi dà per sfida. Ok, bene, scegliamo una che possa essere significativa, non ce ne sono tante, mettiamo questa, ecco, e qui potrei scrivere un testo, il mondo. Una sfida. Ok. Poi posso aggiungere una registrazione. La sfida continua. Poi passo alla successiva, magari metto una foto.
metto pace magari. Questa posso aggiungere quindi del testo. Obiettivo raggiunto. Poi l'ultima, schermo diviso, da una parte metto una foto, ne prendo una di qui, ecco. E di qui scrivo. Tutti hanno intrapreso una strada nuova. Insomma, adesso è un po' così. E poi alla fine, visto che i ringraziamenti possono riguardare questi. Vedete, cancelliamo quello che c'è, credit ad esempio, per le immagini. Sempre meglio metterlo, anche sono free, Pixabay.com. Va bene. Quindi se si vuole, se no si può togliere la slide con il tasto nascondi ringraziamenti. Poi potete, allora abbiamo visto il layout, il tema, la dimensione, la musica. È possibile qui scegliere tra varie colonne musicali gratuite e quindi se adesso sentiamo la musica che è inserita, è già inserita una musica, noi possiamo andare da qui, vederla. Vedete? Ecco, Questa è la storia di Linda e delle sue prove nel web. Questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. Ecco, va bene, qui era già inserita, ma noi era un po' bassa, possiamo metterne una, se vi piace, poi puoi agire sul pulsante alto o basso della musica, potete lasciare, ok? Ok, quindi mettiamo Western Stage, ok, andiamo poi in anteprima, ecco, questa è la storia di Linda e delle sue prove nel Non web. so se si senta il sottofondo. Questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. La sfida continua. Ecco, questa modalità comunque del video è davvero molto eccitante. Adesso ci siamo impratichiti soltanto nelle nozioni base, ma si possono fare grandi cose. Per finire vi faccio vedere dei video che ho creato. Poi allora potete scaricare, con scarica, vedete, ve lo dà. Preparazione del video va bene per il download, te lo preparo, poi
potete condividere con pubblica, quindi lo solito modo. Lui avevo già settato i tasti, crea collegamento, e anche in questo caso, finita questa parte che c'è sempre, ok, vedete che lo sta renderizzando, creazione del collegamento, si mette un attimo, meno male che è breve. Poi dipende anche dalla connessione che c'è in questo momento. Ok, dai, forza che ci siamo. Ecco, mi dà la possibilità anche in questo caso non solo di condividere su Facebook, Twitter, Google Classroom per mail, ma anche di incorporare il file, oltre che copiare il collegamento condivisibile. Poi mi dà la possibilità nel condividere, ricordatevi sempre di invitare qualcuno e quindi di rendere collaborativo, mi dice aggiungi persone, quale potrei aggiungere, di rendere collaborativo la produzione. Ok, volevo finire facendovi vedere magari qualcosa che avevo creato con calma. Ad esempio, quello che ci interessava erano, nel kitchen sono alcune delle mie produzioni. Questo ad esempio è il suo caricamento, i suoi tempi di caricamento, che avevo comunque, volevo far vedere un video che avevo realizzato con un po' di cura precedentemente, che era My Driving Question. Non ve lo faccio vedere tutto, ma solo l'incipit. Vediamo in anteprima. Ecco, adesso lo interrompo e vedete che comunque sono di un gran bel effetto tutti questi progetti. Comunque, per quanto riguarda i post creati precedentemente, come vi ho fatto vedere, possono essere eliminati e comunque cancellati o spostati. Ecco. Visualizza tutti i miei progetti, questi sono i progetti che ho realizzato, ne ho realizzati alcuni. Vi consiglio vivamente questa applicazione per diversi motivi che vi permette di fare molteplici cose, soprattutto di lavorare anche con dei video molto significativi e di impatto. Poi c'è la possibilità della collaborazione, della condivisione, che nella didattica sono importantissime cose, sono strategie quindi fondamentali, sia per quanto riguarda il tempo ordinario che quello straordinario, come quello che stiamo vivendo nella didattica immersiva a distanza. Buonasera.